Buonasera, sono Pasquale Rizzi e sono il presidente dell'associazione Icheons di Palagiano, un'associazione di pazienti di oncologia dell'ospedale di Castellaneta. Questa siamo ormai alla seconda edizione di questo nostro progetto, che è il progetto Muoviamoci Liberamente, un progetto che è rivolto a 15 pazienti che si sono stati sottoposti a mastectomia, quindi all'operazione tumore a seno. Questo è un progetto che vede coinvolte, oltre a questi 15 pazienti, anche queste nostre brave professioniste che presento. Sono la dottoressa Marina Schiavone, psicologa, la dottoressa Graziana Ascoli, nutrizionista, e la dottoressa Aloisia Daniela, che si occuperà dell'attività di fisioterapia in acqua. Un bilancio della passata edizione. Nella passata edizione è stata un'edizione particolarmente sperimentale, perché è la prima volta che partivamo con questo progetto, diciamo così, abbastanza innovativo, perché coniugava l'aspetto, diciamo, della fisioterapia con l'aspetto psicologico. È stato grazie al successo di questa edizione passata che noi ci siamo permessi di poter avviare questa nuova edizione, grazie anche alla possibilità e al finanziamento che siamo riusciti a ottenere, quindi a recepire da una fondazione Mediamarkt. Io sono la dottoressa Schiavone, sono la responsabile del progetto Muoviamoci Liberamente. In realtà mi occuperò anche della parte che riguarda il supporto psicologico per le pazienti. Muoviamoci Liberamente è un progetto con una triplice finalità. La prima è quella di prevenire una patologia che è spesso correlata a un intervento di mastectomia al seno. Questa patologia è la patologia dell'infedema secondario, è una patologia che si presenta a carico del braccio omolaterale al seno operato, con un incremento del volume del braccio che diventa grosso e dolorante, al punto tale da poter causare una parziale invalidità nelle donne. La seconda finalità invece del progetto è quella di fornire a queste donne un supporto psicologico, in particolare dare la possibilità di supportarle con un benessere psicofisico tramite l'insegnamento di una tecnica a mediazione corporea, una tecnica di rilassamento, il training autogeno, che queste donne impareranno a esercitare, impareranno i vari esercizi che saranno utili per il rilassamento corporeo, ma non solo corporeo, anche psichico. Infine, ma non ultimo per importanza, ci saranno gli interventi specialistici, in particolare un intervento sulla nutrizione, gestito dalla dottoressa Ascoli, la nostra biologa nutrizionista, e un intervento sul linfodrenaggio, che è una tecnica utilizzata, per l'infedema secondario, condotto dalla nostra fisioterapista, la dottoressa Aloisio. Infine, tutti questi consigli raccolti durante il percorso saranno messi all'interno di alcuni opuscoli e saranno comunque dati ai pazienti del territorio, in modo tale che anche loro possano usufruire di riflesso di questa nostra iniziativa per migliorare la loro qualità di vita. Buonasera, io sono la fisioterapista Daniela Loisio e sono specializzata in idrochinesiterapia e linfodrenaggio manuale. Il nostro progetto Muoviamoci Liberamente consisterà in una prima parte nella idrochinesiterapia, quindi le pazienti saranno coinvolte in movimenti terapeutici compiuti in acqua, perché il fine è quello di prevenire la complicanza che purtroppo si manifesta a seguito dell'asportazione del linfonodo sentinella in seguito al carcinoma mammario, ovvero il linfedema secondario. Pertanto il movimento terapeutico associato alla pressione dell'acqua ci permette di prevenire tutte quelle complicanze che coinvolgono comunque la persona, quindi dall'infedema e non solo, il dolore, la tumefazione, l'alterazione della sensibilità e la riduzione del range articolare. Inoltre io mi occuperò anche dell'infodrenaggio, quindi daremo delle informazioni su cosa è, che cos'è la linfa, il linfodrenaggio a cosa serve e quindi daremo informazioni su come la paziente potrebbe far fronte al meglio alle problematiche che purtroppo potrebbero manifestarsi.
Io sono la dottoressa Ascoli Graziana, sono una biologa nutrizionista e mi occuperò appunto della parte nutrizionale del progetto Muoviamoci Liberamente. Sappiamo tutti quanto è importante, appunto, quanto inscindibile il binomio tra alimentazione, sana alimentazione e prevenzione dei tumori. Che io ho promosso proprio questo, cercando di aiutare delle donne che sono state già operate di tumore mammario ad avere una forma di prevenzione anche attraverso l'alimentazione nei confronti di eventuali recidive. Quest'anno la parte nutrizionale è stata ampliata, infatti rispetto all'anno scorso in cui si è tenuto solamente un incontro, quest'anno avremo ben 3 incontri. Durante una prima parte un po' più teorica, come prevenire i tumori con gusto, quindi cercheremo appunto di capire come cambiare lo stile di vita, quindi cambiare la propria alimentazione e utilizzare degli alimenti detti un po' antitumorali, quindi che appartengono un po' alla nostra alimentazione mediterranea. Nel secondo incontro invece andremo direttamente al supermercato, proprio perché a volte la difficoltà è quella di mettere in pratica le scelte alimentari corrette, quindi al supermercato vedremo come appunto fare la spesa, quindi quali alimenti mettere nel carrello della spesa e come saperli scegliere attraverso la lettura di etichette alimentari. Nel terzo e ultimo incontro invece, anche in questo caso le partecipanti saranno coinvolte in maniera attiva e pratica, andremo direttamente in cucina attraverso appunto, grazie alla collaborazione del servizio di ristorazione Tutt'altra Cucina, vedremo come unire gusto e salute attraverso la creazione di alcune ricette sane che verranno commentate proprio attraverso le loro proprietà nutrizionali.